La sclerosi multipla riguarda circa 150.000 persone in Italia, soprattutto giovani adulti con un picco tra i 20 e i 30 anni e il doppio delle donne rispetto agli uomini. Grazie alle scoperte scientifiche e ai progressi che ci sono stati negli ultimi anni, oggi è molto cambiato il paradigma sia del trattamento sia della diagnosi di questa patologia, migliorando anche la qualità di vita dei pazienti. Questi sviluppi sono stati anche al centro del congresso della Società Italiana di Neurologia e noi oggi ne parliamo con il professor Claudio Gasperini del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Al congresso della Società Italiana di Neurologia tantissime novità, in particolare per quello che riguarda la sclerosi multipla che negli ultimi anni sta vivendo, possiamo dire, quasi una rivoluzione sia nell'approccio diagnostico che terapeutico. Sono stati presentati anche i dati relativi a cladribina, una nuova terapia in compresse. Ci racconta in che cosa consiste questa terapia, come funziona? La cladribina è una terapia cosiddetta immunoricostituente, ha la capacità di ridurre il numero delle cellule che attaccano la mielina e che noi chiamiamo linfociti B e linfociti T, in modo tale che il midollo, a fronte di questa riduzione, è stimolato a produrre nuovi linfociti T e nuovi linfociti B che non hanno la memoria contro la mielina e quindi si riduce la capacità, diciamo, di aggressività nei confronti del sistema nervoso centrale e quindi il rischio di aumentare i danni, diciamo, della mielina e progredire dal punto di vista della disabilità del nostro paziente in tutti i versanti, quindi sia motori che cognitivi. E il farmaco sostanzialmente è un farmaco che ha una modalità di somministrazione ottimale per i nostri pazienti, in quanto è una somministrazione orale che si fa a cicli. Il paziente assume la terapia per una settimana e dopo un mese per un'altra settimana, poi non fa più terapia per un anno, ripete lo stesso ciclo al 12° mese ed è coperto per altri 3 anni. Quindi è un farmaco con una modalità di somministrazione molto facile per i nostri pazienti e con una copertura di controllo di malattia per almeno 4 anni. Quindi questo permette una qualità di vita ottimale dei nostri pazienti che possono continuare a fare la loro vita normale. Qui al congresso sono stati anche presentati dei dati relativi ad alcuni studi scientifici. Ci dice quelli più interessanti proprio dal punto di vista del paziente? Sì, direi che i dati presentati innanzitutto sono dati a 4 anni, quindi un follow-up abbastanza lungo, che dimostrano 3 aspetti, direi. Il primo dell'efficacia, la conferma dell'efficacia, quindi a 4 anni circa l'80% dei pazienti non ha mostrato progressione della disabilità in termini di disabilità e in termini soprattutto di nuove lesioni alla risonanza magnetica. Il secondo dato fondamentale è la sicurezza, perché è l'altra faccia della medaglia. Il follow-up a 4 anni non ha mostrato segnali di allarme per i nostri pazienti, non sono emersi sostanzialmente, voglio dire, eventi avversi seri, non sono emerse interazioni con le vaccinazioni, non sono emerse sostanzialmente eventi che in qualche maniera possono impedire ad esempio la programmazione della gravidanza, che anzi per questo farmaco è un valore aggiunto, in quanto a distanza di 6 mesi dall'ultima somministrazione il paziente può programmare una gravidanza. Il terzo aspetto, voglio dire, è che in questi studi si sono andati a valutare dei parametri biologici e quindi l'impatto sulla riduzione delle bande oligoclonali nel liquor e sulla riduzione della formazione di lesione alla risonanza magnetica, che sono indice di progressione della disabilità. Questo perché? Perché probabilmente la cladribina è in grado di passare la barriera ematoencefalica e andare a lavorare non soltanto sul sangue ma addirittura all'interno del sistema nervoso centrale. Senta professore, una delle cose che mi hanno colpito di più nella presentazione che ho ascoltato è l'efficacia anche nelle donne appunto in gravidanza, se ho capito bene, o comunque in generale nelle donne in giovane età, siccome sono tra l'altro quelle più colpite da questa patologia, mi sembra un aspetto da sottolineare, ma nello stesso tempo avete mostrato anche dei dati sulla popolazione più adulta o addirittura anziana, quindi possiamo dire una terapia per tutte le età? Possiamo dire una terapia per tutte le età, per tutte le fasi della malattia. Sulla gravidanza assolutamente sì, perché come dicevo
l'impatto, diciamo, sul sistema immunitario e quindi, diciamo, il pericolo per la gravidanza sparisce, si azzera a 6 mesi dall'ultima compressa e quindi noi siamo in grado, appunto, di programmare con sicurezza diciamo, la gravidanza dei nostri pazienti. E i dati di sicurezza ci dicono anche che possiamo utilizzarli, appunto, in tutte le età, anche nei pazienti più anziani, dove noi di solito abbiamo timore a utilizzare degli immunosoppressori. Grazie.